Ebbene sì ragazzuoli, dopo due, e avete capito bene, 2 anni è tornato il gacha di Demon Slayer, che a quanto pare non era accantonato, non era un progetto chiuso, ma era semplicemente in fase di sviluppo oppure di blocco temporaneo. Comunque ragazzuoli, ne parleremo nel corso del video. Ovviamente un bel like, iscrivetevi al canale che siamo praticamente a 27.000 e buona visione! Bentornati oggi su Twitter. Siamo sulla pagina di Kaku. Black Clover ha tradotto la pagina, quindi si vede il nome tradotto. Però comunque siamo sulla pagina di Kaku di Black Clover Mobile. E essenzialmente ha fatto un post dove per appunto è trapelato questo screen. Io non lo sapevo, non avevo mai visto questo screen, e lo vedo per la prima volta insieme a voi, cioè stamattina essenzialmente. E di conseguenza, come potete benissimo leggere dal post, il gioco di Demon Slayer di Kimetsu no Yaiba è ancora in fase di sviluppo, quindi non è che in questi 2 anni è sparito. E vi ricordate, per chi non lo sapesse, il video vecchio che fece al tempo della pre-registra del gacha di Black Clover di Demon Slayer, che potete recuperare su YouTube, ha tipo quasi 13.000 views, una cosa del genere, risale 2 anni fa. E ragazzuoli, letteralmente, ormai quasi 3, perché uscì ai primi dell'anno, se non mi sbaglio, non vorrei sbagliarmi, ma comunque 2 anni di sicuro. E per appunto ci fu il modo su cui, come ci sono a pre-registrarsi a quel gacha lì. Essenzialmente siamo di fronte a un gioco che si era sparito, ma a quanto pare non era sparito perché il gioco era stato accantonato, era stato cancellato il progetto. No, era sparito per il semplice fatto che era ancora in sviluppo. Cioè, questa è la cosa. Comunque, leggiamo brevemente il post, poi vi dico la mia su cosa ne penso del gioco, anche perché è un video un attimino più corto questo. Lui ci dice per appunto: confermo che il gioco Kimetsu no Yaiba Yeppu Kengeki Royale, poi vedremo se il nome sarà questo, se è tradotto male, roba così, è ancora in fase di sviluppo. Purtroppo non hanno detto, non hanno ancora detto notizie su di lui. Per il momento l'uscita è prevista solo in Giappone. Questo intende che l'uscita è prevista solo nella versione giapponese. Questo è uno skin del gameplay, non mi sembra nulla di eccezionale, nel senso che vedendo quello che è attualmente un gioco mobile si vede che forse è uno stampo un po' vecchiotto, ma potrebbe essere, ragazzi, non è presente manco la beta, quindi insomma potrebbe essere un primo acchito di uno skin del gioco completamente incompleto, sia per estetica sia per design. Quindi questo, e magari anche per gameplay, perché non vediamo icone, vediamo solo un Tanjiro che tira il katana dell'acqua e fine. Comunque, questo attualmente è quello che sappiamo sul gacha di Demon Slayer. Mi scuso se ho detto Black Clover più volte, magari mi sono confuso con Black Clover, ma vabbè, Demon Slayer, se penso sia scontato. Ma comunque, attualmente il gioco è previsto, non c'è una data, non c'è niente, però l'unica cosa è prevista che è in Giappone, quindi per ora è solamente Jap. Ci sta, nel senso, nella maggior parte dei casi non esce mai un gioco contemporaneo Jap Global. Nella maggior parte dei casi esce un gioco Jap e se va dopo qualche mese o anche poco meno di un mese è successo, esce anche la versione Global. Quindi di solito funziona così. Ci sta che lo facciano uscire prima in Jap e poi se va lo fanno uscire anche in Global. Però ovviamente ragazzuoli, la notizia più importante non è tanto il Jap Global, l'importante e la notizia più importante è proprio il fatto che esce. Cioè, perché comunque sapevate, era stato cancellato, cioè tutti noi sapevamo che fosse stato cancellato, e a quanto pare non è stato cancellato. Ripeto, è solamente un gioco che avevano semplicemente, o magari, ecco, magari non era stato cancellato ma l'avevano stoppato. Cioè magari potrebbe essere questo: avevano stoppato lo sviluppo, avevano rimandato il tutto, magari l'hanno ripreso da poco, sono trapelati degli skin e questo è uno di quegli skin, magari, non lo sappiamo. Però ragazzi, sono passati 2 anni, sono passati veramente 2 anni, da quel vecchio trailer, da quel vecchio pre-regista, da quel vecchio video, sono passati 2 anni, e se ancora il gioco non è pronto, vuol dire semplicemente o che stanno tirando fuori la bomba, perché vuoi o non vuoi, oppure che stanno, che l'avrei preso in mano ora dopo 1 anno e mezzo per qualche strano motivo. Oppure prendete anche questa notizia per le pinze, ragazzi, perché esattamente come ci fu al tempo il video sulla pre-registra il gacha di Demon Slayer, che poi si rivelò al tempo essere una cazzata, perché il gioco poi si viene a sapere che viene cancellato. Prendete comunque questa notizia per le pinze, perché potrebbe essere fake per questo, comunque poi non uscire mai, e quindi un'altra volta trollati da vari post in giro.
speriamo, ragazzi, ripeto, che il gioco esca. Anche solo per dire, oh, finalmente c'è un crash di Demon Slayer. Per quanto sapete che io il Demon Slayer non lo amo così tanto, ok? Mi piace, ma non più di tanto. Per me è molto banale come opera. Comunque, detto questo, ovviamente non ci sono altre news. Questo è un video un attimino più corto, però anche qua non c'è molto da aggiungere. È un gioco che purtroppo al tempo dovevo uscire, non uscì. Cioè, guardando anche un po' quello che vediamo a schermo, cioè, bello l'effetto del Katà, bellissimo, però anche voi guardate il resto del mondo, cioè, sembra poco uno scarlatto. Ripeto, questo è uno screen, vai a capire di quale alfa, ok? Però non è che è il miracolo, guardate le mani di Tanjiro, sono guanti, cioè guanti uniti, quelli con tutta la mano unita qua, no? Quindi cioè, capiamo, è fatto abbastanza col culo in questo momento. Però ripeto, potrebbe essere tranquillamente una pre-alpha, proprio una roba base, dove magari poi esce il gioco ed è completamente diverso, con un'altra grafica, con un'altra roba. E magari questo potrebbe essere uno skin che risale tempo fa, e magari il gioco non dico che è pronto, ma quasi. Ci sono tanti ma, Dimmi cosa ne pensate nei commenti. Io sono sincero, contento non sono, perché a me di Demon Slayer, ripeto, mi piace ma nemmeno più di tanto. Più che altro sono stupito, cioè forse sono stupito che è tornato in giro sto gioco. Cioè è tornato Demon Slayer, cioè il gash di Demon Slayer, cioè non so, è una barzelletta. Cioè era diventato un meme della coibirio del gash di Demon Slayer. E a quanto pare no, è tornato per davvero, cioè capiamo il senso. Comunque, ragazzuoli, questo è un video corto, ripeto, vi invito comunque a lasciare un bel like, ditemi la vostra nei commenti, ovviamente iscrivetevi qua sotto al 100, recuperando tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, mi raccomando ragazzi, conto su di voi, e recuperate anche tutti gli altri video qua sopra delle schede. Noi ci vediamo oggi live su Twitch, e let's go, boys, e ciao a tutti, ragazzuoli!